giapponese ma battente bandiera panamense, trasportava circa 4.000 tonnellate di carburante. L'incidente è avvenuto in una zona protetta vicino all'aeroporto. Il mare burrascoso e il vento forte stanno ostacolando i tentativi di raccogliere il gasolio con elicotteri e di arginarlo piazzando galleggianti. Bisogna fare presto, il timore degli ambientalisti è che il cargo possa spezzarsi in due.